Buonasera amici delle live, buonasera amici del tutubo. Ciao belli, ciao Mimi, ciao Matt. Bentrovati. Questa sera sarà tragica. Ciao Amio. Eccoci qui, buonasera, buonasera. Allora, sarà tragica per il gioco che andiamo a fare, perché? Vi premetto che è un gioco super figo, secondo me. Non ho visto quasi nulla, ma ho letto di cosa si tratta, quindi comunque... sì, la vita è tragica, assolutamente. Ma a parte questo... Non so poi cosa ci troveremo a tutti gli effetti davanti, ma si tratta, e lo preannuncio, di un'avventura testuale. Ok? Quindi pare essere un gioco super figo con... è tipo un libro game. Non so se vi ricordate i libri game di una volta.
ripeto, sono supposizioni, con delle scelte da compiere e una storia. Il problema è esatto, Matt, è per quello che sarà tragica, perché è tutto in inglese. Io ho visto qualche screen e ci sono, secondo me, a volte o forse spesso, non lo so, utilizzerà delle parole piuttosto desuete, per cui io lo dico, siccome non sono... Potresti controllare la live perché mi tira una riga verde sulla metà bassa dello schermo e non vorrei fosse il mio TV. Sì, è la tua televisione, perché io non ho righe verdi. Prova a vedere da telefono. Ma io non ce li ho. Non ho righe verdi. E quindi, vedi? Vieni al televisore, questa è una cosa greve. È una cosa molto greve. Come mai? Prova a vedere se spengendo e riaccendendo magari si sistema. Comunque, per concludere il discorso, prima di iniziare, dato che non sono nella condizione mentale adatta per fare una traduzione fatta bene, e soprattutto il gioco è tutto testuale, quindi ci impiegheremo un'infinità, io cerco di tradurre al volo, molte parole me le inventerò, non state lì a correggermi, o insomma, a meno che proprio non cambi drasticamente il significato della frase, la prendiamo per buona, ok? Quindi andiamo avanti proprio sulla fiducia, vabbè. Uè, Preci, come stai? No, ma in generale proprio. Andiamo proprio lisci. Cioè, io cerco di farlo al meglio possibile, chiaramente. Però... Se tira avanti. No, ma infatti è inutile, perché tanto tempo che leggo la chat... È passato, è andata. Va bene, quindi ci impelaghiamo in questa cosa, però secondo me... Ne varrà la pena, perché adesso andiamo pure a vederci prima di iniziare la scheda di Steam. Ah, hai visto? Meno male. Mi soffio un secondo il naso, come al solito, e arrivo. E iniziamo. No, ma sai perché lo dico più che altro? Perché tanto, soprattutto con un gioco come questo, inventerò tantissimo stasera. Cioè, proprio inventerò letteralmente di sana pianta le cose che leggerò. Una parte delle cose, quindi... è un preavviso di quel tipo lì. Va bene, ragazzuoli. Prima di tutto, andiamo a vedere al volo la scheda di Steam. Intanto la preparo. Ah, prima vi leggo la descrizione del gioco. Molto brevemente. Allora. Questa è la descrizione. Voi siete il Road Warden, che immagino sia tipo il guardiano della strada. Io... Ho provato a tradurlo e viene fuori l'operaio stradale, però non credo sia operaio stradale. Un coraggioso sconosciuto che mette in gioco la propria vita per fare la differenza in questo cupo mondo fantastico. Anche se la maggior parte delle persone non rischierebbe mai un viaggio solitario attraverso le parti più selvagge della Terra, voi accettate volentieri la lotta. Proteggete i viaggiatori. Collegate villaggi isolati, sostenete i mercanti e respingete creature attaccanti, banditi o persino non morti. Ok, questa è la descrizione generale, molto generica del gioco. Guardian Strad,
Guardian Strad è molto azzeccata. Allora, metto la pagina di Steam così ve la faccio vedere. Allora, il gioco vi preannuncio che costa 10,99€. Non è in offerta, quindi è il prezzo base, ma c'è una demo. Se volete scaricarla sul vostro PC, tra l'altro è molto basilare come gioco, non richiede risorse particolari. Ciao, Let's! Buonasera! Non richiede risorse particolari, quindi chiunque lo può giocare anche su un tostapane dell'84. Allora, questa è la scheda di Steam. Innanzitutto partiamo dalle valutazioni che sono molto positive. Abbiamo 405 recensioni, che sono un'infinità per un gioco che è uscito il 12 settembre, neanche un mese fa. Neanche un mese fa. Vai, vai, fai il tetra, non ti preoccupare. Mi osi correggermi, non farlo mai più, ti abbraccio. Quindi valutazioni molto positive. Il che già iniziamo molto bene. Giocatore singolo, come sempre, non c'è il supporto al controller, ma in un gioco come questo direi che non ce n'è bisogno. Non c'è l'italiano, giustizia divina, purtroppo niente. Genere avventura indie GDR. Ok? Siete curiosi? Siamo curiosi? Secondo me siamo curiosi, quindi iniziamo. Lo facciamo partire. Vogliamo la musica, magari? Tipo, partiamo bene. Le più antiche tribù pagane utilizzavano l'old speech, il vecchio parlato, che li aliena. Li distanzia dal linguaggio cittadino. Allora, devo dire che oggi ho aperto il gioco per vedere se funzionava, quindi per andare nel menu iniziale, e c'era una frase diversa da questa. Quindi questo vuol dire che ogni volta che si entra ti dà una frase differente, che comunque non è male. Aloy è morta, Matt. Aloy. Il problema di Aloy è che ho zero voglia di giocarci, sinceramente. E già il farlo una volta a settimana è un suicidio, perché il gioco dura più di 40 ore, una roba folle. E non, una volta a settimana non. Primo non ha senso, e secondo è diventato un po' pesante. Cioè, nel senso, lo dovrei fare per forza e non ne ho voglia, quindi preferisco non farla. Vediamo i settings. Sono molto basilari pure questi. Non ci sono impostazioni grafiche particolari, se non la scelta tra finestre full screen, e il resto è tutta roba di gioco. Ma pure fuori live, Matt, non c'ho tempo, perché il tempo che ho a disposizione lo dedico a Spider-Man, che tra l'altro, tra parentesi, poi iniziamo a giocare, mi sta piacendo da morire. Bellissimo, Dio santo, è bellissimo. Tra l'altro, nel momento in cui il dottor Octavius diventa Doc Ock, c'è il panico più totale, succede di tutto, è bellissimo, mi sta piacendo da morire. È proprio bello, 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 sono molto soddisfatto fino ad ora. Comunque, vabbè, questo è un excursus inutile. New game. Tutti sanno di dover stare lontani dal selvaggio. La maggior parte delle persone non rischierebbe mai un viaggio solitario. I guardiani della strada non solo accettano questa battaglia, ma l'abbracciano. Consegnano messaggi, assistono mercanti, bruciano corpi umani e, se possibile, si sbarazzano delle bestie e degli highwaymen, non so cosa sia, sì, gli uomini dell'alta strada, non lo so, dell'autostrada. Vivono sulla strada, muoiono giovani e si ritirano, o si ritirano presto. È un lavoro pericoloso, ma rispettabile, e paga bene. Ed abbiamo già la prima scelta. Allora, gli uomini dell'autostrada, bellissimo. Le opzioni sono: lascio la salvezza delle mura cittadine, oppure ho ancora i miei dubbi. Noi partiamo, partiamo, partiamo. Partiamo
partiamo all'arembaggio. Per favore, seleziona il livello di difficoltà. Questa scelta non può essere modificata più tardi. Casual, standard o restrictive? Oh mio Dio. Standard cos'è? Per coloro che sono che hanno familiarità con gli RPG. Limite di 40 giorni e 7 di regole regolare. Greve. Io farei casual per il solo fatto che io non ho esperienza con questo genere di giochi. Casual dice, per coloro che si focalizzano sulla storia, non c'è il tempo limite. Ti dà più soldi all'inizio e alcune quest sono più... Ti perdonano maggiormente. Quindi facciamo casual, dai. Già mi prende la sprovvista col fatto che ci siano i giorni. Il muro è ancora in piedi. Non ci sono lupi intorno. Nessuna traccia di sangue. Buon segno. Questo dovrebbe essere il posto che stai cercando. Dovevi incontrarti con un gruppo di soldati, ma non senti nessuna voce, nessun suono di lavoro. Il cancello è aperto, è spalancato, ma il campo non è sicuro. Potrebbe tenere alla larga Goblin e Pebblers. Non so cosa siano. Ma non gli uomini bestia e nemmeno i troll. E la notte è vicina. Oddio, il tuo compagno di viaggio respira pesantemente. Ha avuto una giornata lunga. L'importante è avere più soldi, poi. Ok, quindi dobbiamo scegliere cosa fare. Allora, cerco per un altro rifugio. Ho bisogno di guardarmi intorno cautamente. Smonto e penetro nel cancello. Mi intrufolo nel cancello. Diamo uno sguardo all'interno. Oppure scendo dal cavallo ed entro nel campo alla Carlona. Io farei... Io proverei a cercare in realtà un altro rifugio. La cronaca, perché magari lo ritroveremo poi. Il palfrey dovrebbe essere... il palfrey è il palafreno. È il palafreno, hai ragione. Brava, hai ragione. Hai fatto bene a dirmelo. Alla Carlona, no, niente Carlona. Meglio essere cauti. Fare questa cosa appena prima della notte sarebbe soltanto un invito alla morte. I mostri inizierebbero presto la loro caccia e il tuo cavallo non riuscirà a fare un altro passo. Non riuscirebbe a fare un altro galoppo, cioè non potrebbe scappare. Ti strofini gli occhi e trattieni uno sbadiglio. Quindi... Già ci ha castrati. Non possiamo andare a cercare un altro rifugio. In italiano non so cosa significhi palafreno. È un tipo di cavallo, semplicemente. Lo so perché ho giocato a Red Dead Redemption. Penso che chiunque abbia giocato a Red Dead Redemption conosca il palafreno. Solo per quello, perché sennò non l'avrei saputo neanche io. E niente, allora smontiamo, intrufoliamoci, vediamo, diamo un'occhiata all'interno. Cos'è questa roba? Ah, leggiamo prima. I tuoi stivali pesanti colpiscono il terreno e il dolore per il lungo viaggio alla fine si fa sentire. Ti stiracchi, dando conforto alla tua schiena e alle gambe. Tutto quello che vuoi ora è un tavolo, una sedia decente, un bel boccale di birra e una coperta e delle coperte calde. Con un po' di fortuna la tua ascia non servirà qui. Ok, è già molto interessante l'incipit. Comunque nei libri medievali e fantasy medievali compaiono solo loro, i palafreni.
Ah, la stiva e la zuppa, niente, una zuppa calda, va bene lo stesso. T'ho detto che mi inventavo le parole. Prenditi cura di te stesso, se sei ferito o esausto, alcune azioni non saranno disponibili. Più debole sei, più alta la chance di morire in combattimento. Ok, abbiamo vitalità, abbiamo 3 di 4. Ti senti bene, quindi per il momento stiamo a posto. Ma perché non sei fastidiosa? Non è vero, ma che dici? Quindi approccio il cancello lentamente. Eccoci qui. Se è un campo militare, non lo sembra affatto. C'è un sacco di spazio sprecato. Il falò è freddo. Due persone si sono sedute a un tavolo, stanche e scoraggiate. Stanno guardando in direzioni diverse. Non fanno attenzione l'un l'altra. Uno di loro sta tenendo una tazza. Dopo un momento, noti un mormorio quieto. Riconosci la melodia di una canzone. Non ho idea. Bevuta a cuor leggero? Delle bevute a cuor leggero? Dal porto cittadino, che proviene dal porto cittadino. Quindi comunque si sente questo suono, questa canzone. Canzoni d'austeria, esatto. Una zanzara? No, allora può essere fastidiosa. Non può essere fastidiosa. Da domani nei PC. Se non sei un robot, clicca qui. Se non sei una zanzara, clicca qui. Quanta verità. Le opzioni sono: devo guardarmi intorno, cautamente, oppure non sembrano essere una gran minaccia, posso entrare. Beh, io direi di rimanere cauti, che non si sa mai. Le persone all'interno del campo non hanno neanche notato il clatter degli UFS, tipo come si dice? Quando l'armatura fa click 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 clank e click clang, credo. L'erba corta e secca a malapena copre il terreno arido di questa vallata, ma probabilmente sei a un minuto di viaggio Ledge. Cos'è Ledge? Dall'estremità, mi viene il termine, delle foreste, degli alberi della foresta, che diventano sempre più densi pian piano che sale la collina. Sì, è il limitare del bosco. Al meglio, questo sentiero ha ancora un po' di anni prima di diventare di crescere per bene. È difficile credere che è l'unica strada verso nord. E beh, niente, ci ha fatto una descrizione della zona. Ok, niente, allora entriamo. A loro servono soltanto pochi respiri per guardare nella tua direzione. La prima persona ti saluta con un gesto della mano. Ci sono delle borse sotto i suoi occhi, ok? E la sua barba è un casino. A dispetto della sua maglia semplice, è vestito con degli stivali longevi e decenti. A Mace, c'è una cosa. Alcune parole le traduciamo così. Mace. Una mazza, la Mace. Una mazza con la testa coperta di ferro si trova al suo lato, ma non riesce a raggiungerla.
Ok, do un'occhiata alla seconda anima, cioè all'altro tipo. Sarebbe figo se tipo tu leggi e io e Marti facciamo la scenetta. Tipo teatrino, sarebbe figo. Diamo un'occhiata a quell'altro. Proprio come te. Ah, è una signorina. Lei indossa una gambeson. Cos'è gameson? Non esiste. L'ha inventato Gambeson, non ho idea. Un gambale, probabilmente. Veste un gambale. Ma il suo è un po' più corto. Come se lo avesse preso da un cadavere. Sai che gambali. La sua testa è rasata. Come se si volesse proteggere dagli insetti mangiacarne. Mamma mia, i suoi occhi sono wary. Stanchi, ok? I suoi occhi sono stanchi, seppur gentili. Sorride. Considerando che la squadra è stata mandata qui metà anno fa, 6 mesi fa, questi due sembrano effettivamente nella parte, diciamo. Sebbene ce ne dovrebbero essere di più di loro. 8, credi? Allora, le opzioni sono: lascio parlare loro per primi, oppure li chiedo loro del loro di dove si trova il lieutenant e il tenente. Non mi ricordo mai. Tenente, sì. Quindi domando loro del tenente. Tunica imbottita o costituita da un gran numero di strati di lino di cotone, indossata solitamente sotto la cotta di maglio all'armatura. Gameson è una tunica imbottita. Vabbè, vedi. Bravi, bravi che vi siete. Insomma, avete capito. Ah, chiediamo loro del tenente. Vediamo. Eh no, volevo dire che avete fatto le cose insieme, ma non mi vengono le parole neanche in italiano. Ah, ti domandi come domandare questa cosa? Cioè, come mettere in frase la domanda? Ogni volta che incontri nuove persone, puoi influenzare il modo in cui loro ti percepiscono selezionando una delle attitudini, uno dei comportamenti. Vediamo. Abbiamo friendly. Blave, quindi amichevole. Sì, di supporto e cordiale. Playful, giocoso. Utilizza una battuta o un commento divertente. Distanziato, nasconde le tue emozioni. Intimidatorio. Minaccia cioè, fai finta di minacciare, sostanzialmente. Oppure, non fai finta comunque, minaccia. Vulnerabile. Sì, triste. Stanco, impaurito o senza speranza. Vediamo. Coordinati, ecco, coordinati. Non avevo proprio visto che l'avevi messo anche tu. Allora, quindi dobbiamo chiedere. Il nostro obiettivo è chiedere che fine ha fatto il loro tenente. Io direi di nascondere le nostre emozioni, d'altronde loro sono dei militari, quindi cerchiamo di mantenere un atteggiamento quanto più distanziato possibile. Va violence, no, magari. Direi che senza speranza è quella che più ci descrive. Diciamo ah, posso scegliere. Ah, carino! In base a quello che scegliamo c'è una frase diversa. Allora, non mi va di leggerle tutte, le leggo così, a mente. Questa però mi piace troppo, dobbiamo fare intimidating. Preferirei parlare con qualcuno che non sprecherà il mio tempo. Io direi che facciamo questa perché mi diverte, la trovo molto, molto azzeccata. Oggi scelgo la violenza a prescindere perché sono ansiosa, e ci sta. Ok,
ci sta, c'ha ragione lei. E allora che violenza sia? Perché quel tono? Il tipo scowls. Cos'è? Si rivolge a te? Accigliano, si acciglia verso di te. Sebbene non raggiunga la sua mazza. Non abbiamo nulla contro di te. Ignoralo, aggiunge il secondo soldato, girandosi verso di te. È con me che tu hai bisogno di parlare. Sei un mercenario? Sono il vostro nuovo guardiano della strada. Ah, è così? Questo spiega diverse cose. Fin tanto che mantieni le strade al sicuro dai goblin e dai lupi, non importa che... un A-pass cos'è? Un dito in culo? Placare? Che vuol dire? Non è vero, non è placare A-pass. Vabbè, non importa che sei un dito in culo, lo traduciamo così. Si alza, lei si alza. Dando la mano... Ah no, togliendo la mano dal pomo della spada. Dov'è la tua... Dov'è il tuo cavallo, guerriero della strada? Senti, facciamo Road Warden, che il guardiano della strada mi fa un po' cagare. Aspetta fuori. Quindi... Sella, come si dice sellare al contrario? Il contrario di sellare, dissellalo. Togli la sella prima che si addormenti. Ammicca al cancello. Lei ammicca al cancello e poi al suo compagno. La sua voce è forte, le sue spalle larghe. Ah, ok. Immagino che stai aspettando per gli ordini. Sono il tenente Tullia. Ah, e lei è il tenente, ok. Io? Oh. Come vuoi che le persone ti chiamino? Epas è una scimmia, nel senso uno stronzo pazzo. Madonna. Bellissimo. Io non so, ma penso a lei noi come a Hilary che oggi ha fatto il video dei Rolex e ha taggato Totti. Noi così, ma quei soldati. Stiamo messi male. Come ci chiamiamo? No, Garbatella no, però, grazie mille. No, no, no. Leto è il nome base, no? Chiamiamoci Gio. Direi che Gio è il nome giusto. Il tenente annuisce e incrocia le braccia. Bene. Parliamo dopo che hai portato la tua bestia. Dobbiamo anche prepararci per la notte. Il soldato nella camicia... anche il soldato in camicia si alza in piedi. Dovrai dormire sul terreno, sotto le stelle. Onesto. Non riesco, sono troppo emotivamente coinvolta. Potevamo chiamarci Jenny come la poliziotta dei Pokémon. Oh, bellissima, la gente Jenny. Aiuto. Dobbiamo dormire per terra, sotto le stelle. Vabbè, ho bisogno di abituarmici comunque, in ogni caso. Quindi va bene così. Cammini attraverso il cancello. Il tuo cavallo si guarda intorno e sbuffa ansiosamente. Non molti umani possono cavalcare un cavallo. Non è soltanto più alto di te, ma anche... Bulky cosa vuol dire? Ingombrante. Ma è anche ingombrante e tanto pesante quanto forte. Puoi salire sulla sella con un singolo respiro. Ma la maggior parte... delle persone non saprebbero neanche da dove cominciare. Da qualunque lato da qualunque lato lo si guardi, è un muro di carne. I cavalli sono stati portati alle Dragon Woods
dalle conquiste nel sud. Possono trottare per lungo tempo, ma non sarebbero in grado di superare alcuni dei mostri locali. Il tuo palafreno ha bisogno di sopravvivere, ma senza di lui anche tu saresti perduto. Quindi, cavallo super importante. Quello sono io. Allora Joe è l'agente Jenny. Guardi il cavallo e io sono la tenda. Ci sta. Sono un cavallo, Costia. Ah! Non riesco a farlo. Ah! Vabbè. Non mi interessa, non mi importa come si sente. Ma ho bisogno che il cavallo sia più forte. Ho bisogno che sia forte se voglio viaggiare. E non posso permettermene un altro. Vai. Continua a guardare nei dintorni, ignorando il tuo approccio. Ti schiarisci la gola cerchi di afferrare le redini. E solo allora la bestia risponde con un colpo della zampa. Uno stomp. Gli umani vedono gli animali utili. Gli animali utili e persino gli animali domestici come dei mostri travestiti. Affezionarsi emotivamente a loro, si crede che affezionarsi emotivamente a loro porti gli umani alla loro rovina. Va bene, lo guido verso il campo. Arrivi vicino al fire pit, cos'è? Il falò fire pit, al focolare, sì. Arrivi vicino, finisci vicino al focolare. Rimuovendo la sella, rendi il cavallo... dai sollievo al cavallo. Ti prendi un paio di minuti per esaminare la sua schiena, giusto in caso. Nonostante l'equipaggiamento per la cavalcatura non è così pesante per un animale così forte, con il passare del tempo inizia a chafe, cos'è? Sfregamento, ok. Inizia a sfregare, quindi crea delle vesciche, delle irritazioni, immagino. Vorresti avere qualcosa di meglio da mangiare che la sua erba shabby, non so, sarà tipo erba secca. Dovresti cercare una locanda. Vediamo cosa shabby. Squallida, la sua squallida erba. Dovresti cercare per una locanda. Ho bisogno di smontare, di sistemarmi, insomma. Allora, non hai portato così tante cose. E hai perso uno dei sacchi mentre sfuggivi ai Crimson Corpse Eaters, ai mangiatori di cadaveri. A peggiorare la situazione, non hai più corda. Ma forse per legare il cavallo, ma forse i soldati possono prestartene una. Non dovrebbe costarti più di un Dragon Bone, di un osso di drago. Cos'è la valuta? Oltre al set da viaggio, possiedi alcuni oggetti di valore essenziali per il commercio, per il tuo commercio. Mi fa ridere questa cosa che conosci una citazione di Chekhov grazie a Camera Caffè, è vero, è molto particolare. Dragon Ball. Sei Costia, non lo sai. Ok, cosa possiamo fare? Ah, queste sono le classi praticamente.
Voglio sapere di più riguardo le tre classi. Vediamo cosa dice. Ok, qua ci dà una descrizione. Non c'ho voglia di leggerla. Però forse è importante. Come combattente avrai un delle agevolazioni nelle battaglie fisiche grazie al tuo equipaggiamento superiore e a bonus nascosti durante il tiro di dadi. Sarai fisicamente più capace delle altre classi. Cosa che apre delle opportunità uniche durante alcune interazioni sociali. Fighissima questa cosa. È la miglior classe per i beginners degli RPG. La debolezza del combattente è il loro basarsi appunto sulla forza fisica. Le tue abilità speciali non saranno disponibili se i tuoi punti vitali scenderanno a zero. Immagino che in quel caso muori. Vabbè, prendiamo comunque, non leggiamo tutto, prendiamo direttamente il combattente che tanto abbiamo appena iniziato. Esatto. Quindi, come si dice unpack? Guarda, non mi viene il termine. Unpack. Non disimballare, che cazzo. Disfi, ecco, disfi. Disfi e ispezioni i tuoi averi. Waterskin cos'è? La borraccia? La pelle d'acqua, va bene. La tua pelle d'acqua. La borraccia non è... Non lo so. Water skin isn't pierced. Non è bucata. Ah, forse è l'impermeabile water skin. Quindi il tuo impermeabile non è bucato. The spare clothes. I vestiti di ricambio. E i vestiti di ricambio sono ancora qui. Giusto in caso, dai uno sguardo al... Capisco un cazzo. Che cazzo è il wooden ball? Cos'è? Lo scudo di legno. Dai uno sguardo al tuo scudo di legno e mug. La tazza... Ah, mug è la tazza, giusto. È la tazza. Your cape. Il mantello, ok. Tinderbox. Non so cosa sia. La scatola di esche. Le bende, le razioni di cibo, il coltello, nulla di speciale o troppo cumbersome, ingombrante. L'ho letto prima ma non me lo ricordavo. Di quando in quando la tua routine ti aiuta ad evitare errori, ma questo non la rende in alcun modo più eccitante. Allora abbiamo... Apri il tuo inventario per vedere i tuoi averi, ok? A meno che tu non sia occupato con altri compiti, puoi mangiare cibo, bere pozioni e usare i tuoi oggetti da questo menu. Ok. Puoi esaminare i tuoi possedimenti in ogni momento. Quindi queste sono le cose che noi abbiamo. Supplies, merchandise, equipment, weapons. Abbiamo razioni di cibo, una sacca di denaro, di monete, questa qui, il Gameson... Ah, che era quello che avevamo letto prima, di cui adesso non ricordo la pronuncia, la cosa esatta. Non c'era, è vero. Vabbè, insomma, il vestito. Il set da viaggio. Un'ascia da battaglia ben fatta, ben forgiata. E una balestra. La tunica, ecco, la tunica, grazie. Comunque è incredibile che riesca a capire meglio il greco antico dell'inglese. Ma, cioè, questo inglese... Oh, vabbè, sarà che sono stanco e molte cose non riesco a focalizzarle, però insomma, diciamo che abbiamo giocato dei giochi più easy da fare. Sì, la chiamiamo tunica, va bene così. Prendere colpi danneggerà la tua armatura. Puoi successivamente aggiustarla in vari accampamenti. Quindi l'armatura ci para dei colpi, ma si rompe. Praticamente abbiamo 3 di 4, quindi 3 di 4 di vita e 3 di 4 di armatura. Buono così. Torniamo dai soldati.
Sono di nuovo al tavolo, osservando la tua bestia e chiacchierando tra di loro. Il tuo stomaco... growls, come si dice? Il tuo stomaco brontola alla vista di loro che mangiano... Ho già dimenticato, scusate. Ma che vuol dire che mangiano... Ah, che mangiano dalle ciotole di legno, sarebbe. Non c'è un pasto per te, ma puoi sederti su un ceppo di legno. Quindi non ci abbiamo niente da mangiare. Almeno loro non ci danno nulla. Ma poi, anziché riesci a tradurre così, io faccio una fatica immonda a farlo. Ma oggi è devastante. Vabbè, però pensavo... dicesse che stavano mangiando qualcosa in particolare, invece è molto generico. Perché il mio cervello vuole sempre trovare il termine perfetto. Guarda, fa una fatica. Che facciamo? Prendo alcune delle mie razioni oppure... Non voglio mangiare con loro. Mi siedo e chiedo a Tullia che cosa mi può dire riguardo quest'area. E dire facciamo questo. Poi al massimo mangiamo da soli. Lei si focalizza, si concentra e sceglie le sue parole con cura. Sposta lo sguardo, guarda da un'altra parte soltanto quando racimola i suoi pensieri. Posso soltanto dire quello che so, e non è molto. Ammicca verso l'altro soldato. Come puoi vedere... Non sono rimasti molti di noi. All'inizio dell'estate c'erano 8 di noi, incluso il nostro precedente tenente. 5 sono morti. Uno è scappato via in lacrime. Siamo anche stranieri in questa terra, aggiunge il suo compagno. E dice qui: tenere il tuo stomaco pieno ti renderà più forte. L'avere fame non ti permetterà di ripristinare la vitalità mentre riposi, ok? Puoi trovare le tue provviste nell'inventario. Quindi dobbiamo ricordarci di mangiare. Al momento abbiamo 2 di 4, quindi comunque qualcosa dobbiamo mangiare dopo. Nourishment è nutrimento, quindi. Qualunque tipo di informazione, qualunque pezzetto di informazione potrebbe aiutarmi a fare il mio lavoro. Lins forward. Lins cos'è? Si appoggia? Si protende in avanti? L'uomo si protende in avanti. Le sue gambe tremano nervosamente. Lui, chiaramente. Assomiglia a un ragazzino che chiede a un bardo di cantare un'altra storia ancora, di raccontare una barzelletta o di fare un trucco magico. Qualunque cosa serva per fuggire dalla noia. La sua barba incasinata nasconde una faccia molto più giovane di quello che pensava inizialmente. Che cosa ti hanno detto gli ufficiali? No, non mi aspetto molto. Mi aspetto che non ti abbiano detto molto. Nessuna anima governa queste terre. Allora, possiamo condividere quello che considero essere rilevante con loro, oppure quello che ho discusso con gli ufficiali dovrebbe restare tra me e loro. No, condividiamo. Secondo me è la cosa migliore. Racconti ai soldati quante poche informazioni hai ricevuto. Poiché quest'area è troppo lontana da Hovlavan per tenerla sotto controllo, sei stato avvisato che è selvaggia e sconosciuta. Chi lo sa quanti villaggi, banditi o mostri potrebbero essere scoperti in queste colline non mappate e in queste foreste.
di quando in quando nuove persone potrebbero venire qui per cercare per cercare delle opportunità senza impegno. La maggior parte di loro non ritorneranno mai. Si sono trasformati in cadaveri viventi, in cadaveri camminanti, o hanno trovato quello che cercavano? Nessun'anima ha saputo dirmelo. E quindi stavo cercando una guida. Il tenente beve dalla sua coppa, dalla sua tazza, e incrocia le gambe. Ginocchio su ginocchio. Vedere la sua sedia ti rende dubbioso che lei possa trovare, potrà mai trovare una posizione confortevole. Da dove dovremmo iniziare? Oh, guarda quante domande, mamma mia. Ah, prima di continuare il mio viaggio, ho bisogno di domandar loro riguardo la penisola, il Road Warden e la corda. Quindi queste sono le tre informazioni principali di cui abbiamo bisogno. Allora, da cosa partiamo? Vediamo. Qualche idea riguardo ciò che è accaduto al precedente Road Warden? Perché sta con le caviglie sulle ginocchia? Ma che è? Non lo so. Credo sia tipo quelle gambe quando ti metti seduto per terra a gambe incrociate, no? Che metti le caviglie sulle ginocchia, effettivamente. Anche se è tosta. E infatti è una posizione da yoga quella, in effetti. Tullia prende un respiro profondo. Non sei un po' tardi per una missione di soccorso? Non abbiamo notizie da lui da almeno 6 mesi. I soldati parlano per un po' tra di loro, cercando di rendere la loro storia dritta per dritta. Confermano che si è dovuto fermare al loro campo un po' di volte il Road Warden, ma ha smesso di presentarsi del tutto, di venire del tutto all'inizio dell'estate. Il soldato barbuto inizia a grattare il tavolo con la punta del suo coltello, senza guardarti. Non ricordo la sua voce. Era sempre impegnato, annegando in cose, in cose che doveva fare, di cui doveva occuparsi. Si sedeva da qualche parte, affilando la sua spada, aggiustando i fix his loud mail. Cosa vuol dire? Loud mail. Fix his loud mail. No, non so, aggiustare la sua posta rumorosa, non capisco cosa voglia dire. Pulendo i vestiti, scrivendo delle note su quel suo tavolo di cera, su quella sua tavoletta di cera. Sì, e partiva all'alba. A differenza nostra, Asterion non si annoiava mai. Tullia... ridacchiare. Quindi Tullia ridacchia gioiosamente. Era aiuto. Riservato, ecco. Era riservato. No, è riservato. Ma alcuni dei locali parlano di lui calorosamente. Forse semplicemente non gli piacevamo. È qualcosa tipo maglia di armatura. Ah, potrebbe essere, sì.
Loud mail, che vuol dire? Vabbè, diciamo, aggiustava la sua armatura. Easy. Teniamola così. Una canzone di Diodato. Sembra come se non siate sicuri se lui sia morto o meno. Se qualcuno lo sa, allora non ce lo dicono. Forse qualcuno lo sta trattenendo in uno scantinato e l'uomo scava con passione, no? Col coltello sul tavolo. Non l'abbiamo visto. Non abbiamo visto lui e neanche il suo Saurian. Cos'è, un'altra cosa di cavallo? Sauro potrebbe essere. E neanche il suo Sauro. Qualcosa li ha mangiati, scommetto. Gli ufficiali ti hanno assunto, giusto? Non si aspettano che ritorni, giustamente. I Road Wardens più ricchi spesso utilizzano dei sauri quadrupedi, mangia carne come cavalcature. Devono essere tamed, com'è che deve essere, devono essere ammaestrate, diciamo, e allenate fin dal momento in cui vengono catturate, ma a differenza dei cavalli possono facilmente difendere se stessi da molti mostri. Dall'altra parte amano attaccare dei bersagli vicini un po' troppo. No, mi sa di no. Mi sa di no. Se un cavallo è molto particolare, in effetti. Ragazzuoli, vado un secondo a prendermi una coca che mi si sta squagliando la gola. Arrivo subito. Bastardo. Mi pare il modo di fare questo. Gemello cattivo. Va bene. Mi fido, eh. Allora, sai per caso che cosa stava cercando? Forse ti ha lasciato un messaggio? Nessuno di noi ha alcun tipo di sapere riguardo i suoi affari, dice Tullia. Il mio predecessore non mi ha lasciato nessun indizio. Abbiamo anche preso... Abbiamo anche dato un'occhiata alla roba di Asterion. Aspetta. E alza uno dei suoi palmi aperto. Insomma, alza la mano. Ho quasi dimenticato. Si alza e si dirige alla tenda vicina. Ha un bambino. Ah, ha un figlio. Ha dei figli, anzi. Ha dei figli in un villaggio vicino Hovlavan. Stavo pensando di prendere le sue... di portare tutte le sue cose lì. Un sacchetto, una seconda lancia, un arco decente, alcune pozioni. Un bel tesoretto. Ti lancia un'occhiata lei. Ma preferirei molto portar loro la verità riguardo loro padre.
Quindi vuoi che io vada. Che io. No. Quindi vuoi che io scopra che cosa gli è successo in cambio della sua roba? Facciamo un patto. E toglie la polvere dall'elsa della sua spada. Abbiamo assunto un messaggero per chiedere ai comandanti per ulteriori ordini. Poiché lei non ha fatto ritorno e tu non sai nulla riguardo lei, potrebbe essere o scappata oppure potrebbe esserle accaduto qualcosa. Dice con rassegnazione. In teoria dovremmo stare qui fino all'autunno. Che cosa ne pensi? Vieni a trovarci, dici che cosa hai scoperto riguardo l'uomo e torneremo insieme a Hovlavan. Pensi alla tua missione reale. Stavi pianificando di tornare a Hovlavan comunque in ogni caso all'inizio dell'autunno. Quindi le cose combaciano. Dormammo. Se è ancora vivo, non penso che sarà felice quando gli prenderò tutte quante le sue cose. Abbiamo una missione, ragazzi. La nostra prima missione. Vero? Ma è considerato morto. Dubito che possa lamentarsi con te in qualunque modo. E chi lo sa? Potresti semplicemente trovarlo a giacere al lato della strada domani. Allora, indossa una cotta di maglia, a questo punto immagino. Utilizza una lancia, per lo più. Alto forse 5 piedi, ma stout. Corpulento. Ha la barba lunga, rossa e capelli corti. Faccia pallida, sorride raramente. Lancia un'occhiata al suo compagno. Ma poiché lui non aggiunge nulla, lei si risiede e stiracchia le gambe. Quindi, scopri che cosa gli è successo. Morto, vivo o scappato? Soltanto fammelo sapere. Ok, quindi abbiamo la nostra missione. Utilizza il diario per vedere la lista delle quests. Eccolo qui. Find the Road Warden. Quindi prima di diventare il Road Warden di questa penisola, un uomo conosciuto come Asterion pattugliava queste strade. Se riesco a scoprire che cosa gli è successo e portare delle notizie a Tullia dai campi del sud, riceverò i suoi averi abbandonati. Quindi questo è la nostra missione. Facciamo un bel quick save. Anzi, facciamo un save fatto bene. È il mio tipo. È proprio il mio tipo, questo signore. Poi, qualcosa che dovrei sapere riguardo questo campo? La storia è breve. Alcuni mercanti hanno costruito il campo per avere una fermata extra per i muli e per gli asini. Appena tra la locanda e i villaggi del sud. C'è il pieno di erba qui. E un pond, uno stagno. Sì. E uno stagno nei dintorni. Quando la penisola è diventata più pericolosa, il campo è rimasto abbandonato. Di quando in quando serve come rifugio per i viaggiatori. I banditi vengono qui in primavera.
paralizzando improvvisamente lo scambio di informazioni tra gli accampamenti del nord e del sud. Poiché questi uomini, questi highwaymen, quindi sono i banditi, gli highwaymen, poiché questi banditi non ci sono più, la situazione potrebbe cambiare, potrebbe capovolgersi. Soltanto il tempo lo dirà. Puoi dormire dovunque tu vuoi, conclude l'uomo con... E l'uomo conclude la sua storia. E comunque non aspettarti di svegliarti senza il dolore alla schiena. Va bene, grazie mille. E mi pond. E cala. Molto bello, Doctor Who. Molto bello. Allora, se voi foste me, dove andreste ora? Il soldato risponde velocemente. Alla locanda, di certo. Afferra la sua tazza vuota. Quella a nord-ovest da qui. Se non puoi permetterti la stanza, la hall principale è gratis. I locali raramente vanno lì. La strada a nord è molto più percorsa, dice Tullia. Ma i cacciatori ti racconteranno di questo e di quello, e avrai una chance per presentarti. La locandiera può ascoltarti e conosce molte anime. E dai. Rory è un tipo molto particolare, in effetti. Qualche consiglio su come posso fare una buona impressione con lui? Una prima buona impressione con lui? She smirks. Smirks. Sorride. Smirks. Sorride, lei sorride. Cerca di evitare delle battute semplici. Stick to trade. Vai dritto al punto, sarebbe. No. Attieniti al... giustamente perché è una locandiera. Quindi evita facili battute. Attieniti alla trattativa, diciamo. E non sprecare il suo tempo. Ah no, il locandiere. O il cacciatore. Oh, vabbè. Non sprecare il suo tempo. E dimostra di essere uno su cui ci si può fidare. Uno di cui ci si può fidare. Ho perso la mia corda. Potete prestarmene una? Sei fortunato. Si dirige verso una delle casse e tira fuori una corda larga. No, scusa, un sacco di lino largo che presenta una corda. Torna indietro e con nonchalance si siede di nuovo sulla sua sedia. Prendila. Stavo pensando di lasciarla qui. Infatti, che culo. Do un'occhiata più da vicino. Eccola qua. Fine rope. Gratis, grazie mille. Ah, merda. Ah no, ok, la posso... Abbiamo una scelta, a quanto pare. Possiamo o prenderla a gratis, oppure prenderla e dare in cambio del cibo. Ah, siccome ne abbiamo due, io direi che la prendiamo e basta. Non mi pare il caso di sprecarlo, anche perché dobbiamo pure mangiare. Tu li annuisce. Per ora lasci la corda sul tavolo. Chiaramente gratis.
Giulia, come sei diventata tenente? Non è una gran storia, onestamente. Guarda la sua mano, che sta facendo rotolare una tazza sul tavolo. In città c'è un strict order of. C'è uno stretto ordine di come dovrei chiamarla. Si scambiano occhiata, lei scambia un'occhiata con il suo compagno, ma lui non può aiutarla. Beh, successione nella leadership, immagino. Il capo di Hovlavan seleziona i comandanti. Questi selezionano i tenenti e questi altri scelgono i loro soldati in ordine di priorità. Mettono i loro soldati in ordine di priorità. Se un tenente muore, bene, questo viene rimpiazzato dal prossimo soldato in linea. Quindi tu eri il suo successore. No, non esattamente. Quando abbiamo combattuto i banditi, il nostro tenente è stato colpito da un slingshot, cos'è? Un colpo di, cos'è, una freccia? Una fionda, un colpo di fionda, quindi, da una fionda. Il suo ragazzo si è precipitato ad aiutarlo. Ma ha fallito nel proteggere entrambi da una magia. È stato come una palla di neve che si è stata come una palla di neve che è caduta tra di loro ed è esplosa, perforando le loro teste completamente e disintegrando completamente i loro scudi. È stato un poco piacevole. Fa una pausa. E tu eri la terza in linea, è giusto? Basicamente, sì. Dice senza entusiasmo. Non avevo pianificato di diventare un leader comunque. Verrò degradata una volta che torneremo in città. In ogni caso preferisco seguire, piuttosto che dare gli ordini. Ok, ci sta, ci sta. Non esiste che io per una corda debba dare i miei duplo. Mamma mia, guarda, veramente. Tra l'altro me la dai gratis, cioè sarebbe stata una nostra scelta di dare del cibo in cambio, ma perché mai, scusami? A che pro? Che cosa è successo alla tua squadra? The man shrugs. L'uomo alza le spalle. Sono stati i banditi e i mostri. Una banda forte, comunque. Si intromette il suo compagno. Quando abbiamo preso questa penisola in primavera, abbiamo visto alcune persone, che vivevano in questo campo. Il tenente ha deciso di evitarle e di cercare una locanda. Abbiamo dovuto viaggiare attraverso, cioè, nella notte per un po'. Dice il soldato barbuto e incrocia le braccia. Ma lei prosegue. Se avessimo deciso in altro modo, saremmo tutti morti quel giorno. Il locandiere ha spiegato che il campo era una trappola, che i tizi armati facevano finta di essere dei soldati. Stare lì la notte avrebbe voluto dire perdere tutto ciò che avevamo. Potrebbe essere effettivamente, però chi lo sa. Comunque il cibo ci serve, quindi ne abbiamo solo due. Mi sembrava giusto tenercelo. Arrabbiata, Mimi? Sembrano dei cacciatori di schiavi.
pattuglia Six. Così. Veramente tanto. Hanno ucciso alcune persone e hanno preso altre strade. Chissà per dove. Stavano lasciando passare i tipi del nord, sperando di evitare la loro rabbia, la loro ira. E sembra aver funzionato, aggiunge il soldato. Abbiamo chiesto loro aiuto, ma hanno rifiutato. Abbiamo dovuto liberare l'intero campo da soli. Ed ecco perché tre di noi, dei nostri sono morti. Ok. Non esagerare. Non è che il tenente non abbia sbagliato. Voleva sbarazzarsi di loro e prendere il loro campo. Ma non conoscevamo il nostro nemico abbastanza bene. Siamo stati presi, cioè siamo stati superati di numero. E loro avevano un mago del ghiaccio tra di loro. Lei ti guarda. Perlomeno abbiamo liberato la strada. Abbiamo salvato delle vite. Ah no, va bene, va bene. Oggi mi sono svegliata prima delle 6 e ho dormito solo mezz'ora oggi pomeriggio. Minchia, prima delle 6, madonna. Non pensavo così tanto presto. Hai menzionato anche dei mostri? Nulla che ti possa sorprendere. Quelli di noi che hanno servito... Quelli di noi che sono sopravvissuti alla schermaglia erano giovani. Troppo inesperti per passare un'estate in questo posto senza un buon leader. E non mi hanno creduto. Non si sono fidati di me. Uno di loro è stato catturato da un Trint. Cos'è un Trint? Da un Trentino. I Trentini sono cattivi. Uno di loro... Facciamo così. Uno di loro è stato catturato da un Trentino. Un altro ha ignorato i miei ordini per fare una sorta di caccia rituale. E in questo modo un werber, cos'è, tipo un lupo mannaro, l'ha fatta a pezzi. L'ultimo ha cercato di fare il duro. Non ci ha detto che si era tagliato la mano mentre puliva la sua tunica, la sua cotta di maglia. Tira fuori una risata demoniaca. Abbiamo dovuto tagliarla e si vergognava così tanto che ha deciso di camminare a nord, farsi una nuova vita e scomparire. Idiota. Che viaggio colorito. L'uomo prova a bere dalla sua tazza, ma è vuota, giustamente, sempre vuota come prima. Ah, sono gli alberi animati, i Trent, è vero. Delle cose fantasy. Però, infatti, Trentino ci piace di più, maledetti Trentini. Che uccidete le nostre persone. Allora, possiamo scegliere tra... Avete reso questo posto più sicuro oppure resto in silenzio? Io direi resto in silenzio. Tullia sembra sconfitta. Che cosa dovrei sapere della penisola? Ti dirò quello che so e tu sarai il giudice, dice il tenente. Quanto tempo ha impiegato ad arrivare qui dalla città? Su un palafreno decente immagino che sarà stato 3-4 giorni? Quando dai conferma, lei continua. Da qui puoi raggiungere la costa in circa un giorno. Fin tanto che non fai nessun'altra fermata. Sai la situazione? Conosci la situazione? Perché nessuna nave può arrivare qui? Annuisci.
la strada del diciamo la rotta marittima permette a agli ufficiali di Hovlavan di mantenersi in contatto con i villaggi costieri, riscuotere le tasse, spostare i soldati, collezionare l'amber, cos'è il bottino? No, il legname, raccogliere il legname, consegnare gli strumenti, ma mantenere l'ordine su una costa selvaggia, così come questa, una come questa, è come riempire l'oceano di monetine. Come cercare di riempire l'oceano di monetine. A causa delle rocce. Puoi a malapena, diciamo a fatica, cercare di fermare una nave a 5 miglia dalla costa. E le navi non possono venire molto più vicino. Ah, perché ci sono gli scogli. Sono gli scogli che impediscono alle navi di attraccare. Lei annuisce. Non so molto della pesca, ma non ci sono molte persone che vivono vicino alla costa. Crave. Non bramano, non desiderano. A loro non interessa restare in contatto con i cittadini. E lei fa una pausa. No, ah no, scusa. Quando lei fa una pausa, il suo compagno riprende. Nessun'anima dal nord viene al campo. Ma quando ci spostiamo alla locanda sulla strada, Belt of the North, sono felici di commerciare e di giocare ai dadi. Belt of the North sarà il nome della locanda, immagino. Vuol dire pelt? Pelt. Pelle del nord. Perché non starsene a uno degli accampamenti? È da Supreme. L'uomo si schiarisce la voce. Voglio dire, sai, siamo qui per fare la guardia a questa strada. Questo campo è il nostro posto. E bene. Si gira verso Tullia. Lei abbassa la voce. Non la prendere nel modo sbagliato, Joe, ma tu sei un'anima devota? Attenzione, abbiamo qualcosa di strano. Attenzione. Qui si parla di religione. Meno male che non si chiama Cavallo Bianco come in ogni fantasy. È di Fiumicino, Greve. Non sapevo. Allora, come la maggior parte dei cittadini, credo che le persone dovrebbero unire le loro forze per superare le minacce della natura e la magia nera. Tutti saranno giudicati per le loro azioni buone, sia per le buone azioni che le cattive. Sono parte della Chiesa Unita, della United Church. Per molti anni, mi sa che facciamo questa, per molti anni ho supportato un monastero che ha fatto del suo meglio per far crescere e migliorare la spiritualità dell'umanità. Oddio, l'artistry come si traduce? Vabbè, l'arte, l'erbalismo, la botanica e la ricerca magica. Seguo gli insegnamenti dell'ordine della verità. Da Sup? Ma che nome è da Sup? Ah, da Sup, sarebbe da Supreme. Comunque, seguiamo l'ordine della verità. Oh, capisco. Lei guarda, distoglie lo sguardo esitando. Non so molto riguardo quel fiume della fede, ma sono sicura che non siamo così differenti, così diversi.
Io stessa sono una Unite. Lei dice con una sorta di orgoglio nella sua voce. Quindi lei segue la United Church. Ok. Ok. Siamo di due religioni diverse. Quindi lei è la United Church e noi abbiamo scelto l'ordine della fede. Esatto, maledetta rettore. Mm-hmm. Oppure... Forse questo spiega che cosa stavi pensando. Le persone qui sono... disquieting? Cos'è, inquiete? Inquietanti. Le persone qui sono inquietanti. Ogni poche parole, lei picchietta il tavolo con il dito. Le loro tradizioni non li aiutano a negoziare con gli ufficiali. Qui, lei inizia a disegnare linee con il suo dito indice. Come se stesse puntando a una mappa invisibile. La penisola è connessa con le strade, come un grande cerchio. A nord-ovest troverai uno strano villaggio at a bog, in una palude. Non è esattamente pagano, non credo. Ha anche un prete che dichiara di essere un eremita. Tu annuisci. Lei intende un fellowship, un compagno. Fanno delle cose malate. Interviene il suo compagno. Utilizzano i morti per tagliare gli alberi e per scavare nel terreno. Una volta l'ho visto e ho giurato che non sarei mai più tornato lì. Madonna. Vabbè. Questi sono medievali. Capisco. Hai sentito le storie di... Hai sentito storie come questa fin da quando eri un bambino. Mi sto morendo di caldo. Devo accendere un attimo l'aria. Madonna, che rigor mortis. Se un accampamento isolato si occupa... No, cerca di sopravvivere senza l'influenza di una città, i suoi costumi e le tradizioni diventano via via sempre più aliene, sempre più... sempre più distanti da quelle della città, insomma. Ogni generazione impara come adattarsi alle condizioni pericolose con cui hanno a che fare. E le tradizioni rustiche e pagane vuol dire maddi fangose? Boh, vabbè. La Chiesa Unita, la United Church, spesso avverte i propri membri riguardo i druidi pazzi, i necromanti e i maghi del sangue. I portatori del casino, insomma, del doom, i traditori dell'umanità. E la Madonna. Ah, United Church. Che cazzo. Comunque ho deciso che dopo morto voglio che il mio corpo venga dato alla NASA per essere usato come combustibile per il shuttle. Bello. Di certo non vorrei che mi usassero per tagliare gli alberi. Io voglio essere cremata, poi possono anche sniffarmi per quanto mi riguarda. E che cosa mi dici dell'est?
she stares off across the camp. Stares off. Guarda fuori, ok, quindi guarda fuori attraverso il campo. È difficile da dire. Noi siamo stati lì soltanto una volta. Ci sono colline, foreste, fiumi. Abbiamo visto un tunnel scavato. No, non scavato. Un tunnel ricoperto? Come? Sculpted. Scolpito nelle foglie, nelle foglie e nei rami. Ma non ci siamo mai entrati. C'è il selvaggio tutto intorno. Qualche mostro degno di dimensione? Qualcosa che potrebbe acchiappare la mia cavalcatura? Abbiamo visto qualunque tipo di bestia. Inizia l'uomo l'uomo inizia a contare sulle sue dita. Goblin, Trent, gatti grossi e piccoli, corridori, howlers, lupi, cinghiali spiked, mangiatori di mufloni, grifoni. Ma siamo riusciti a starne alla larga. Alcuni potrebbero prendersela con la maggior parte delle cavalcature. Tullia lancia un'occhiata al suo compagno. Sebbene un palafreno dovrebbe essere a posto, dovrebbe essere al sicuro. Gli alberi sono così alti che le creature volanti vanno verso la costa e le montagne. Non ci sono molti umani intorno e gli animali sono impegnati a combattere tra di loro. Combattono più per il cibo che per il territorio. Il soldato scrocchia le Knuckles, cos'è, le ginocchia. Le nocche, giusto. Scrocchia le nocche. Non provocarle e corri veloce. Punta soltanto sulla fortuna. Ok. È tutto quello di che ho bisogno di sapere. Lei annuisce. Ho paura che non possiamo fare di più per te. So tutto quello di cui ho bisogno. Sei sicuro? Dice l'uomo barbuto. Potremmo non essere ancora qui la prossima volta che vieni qui, insomma, che torni. Allora, facciamoli anche l'altra domanda, allora, già che ci siamo. C'è qualcos'altro che vorrei discutere. Tu li annuisce. Che cosa? Qual era la missione della vostra squadra? Il tenente ti guarda negli occhi. Sai, il solito, rendere le strade sicure, tenere le persone in vita. Spiego che potrebbe essere importante per me conoscere che cosa hanno cercato di... che cosa hanno provato a fare loro, insomma. Non posso veramente dirtelo. Non percepisci alcuna esitazione? Ah, niente, non ce lo possono dire, come mai? Hai altre domande? No, non si fida abbastanza di me per raccontarmi della missione della sua squadra. Greve. Peccato, niente. Si sta facendo tardi. Dovremmo prepararci per la notte. Dovremmo veramente tanto. Tullia... dice Tullia con sollievo. E tu avrai bisogno di molto... Di una bella dormita per il tuo viaggio. Apri l'archivio per rileggere la maggior parte degli discorsi... Ah! No, gli discorsi più recenti. Vedi, che figo, salva tutto quello che ci siamo detti.
Questo è ottimo, eh. Tutti i JRPG dovrebbero essere così. Almeno se ti sei perso qualcosa, lo ritrovi easy. È un log, sì. È esattamente un log. Mi alzo e mi preparo per la notte. Un'altra cosa, se posso. L'uomo barbuto ti approccia. Potresti fare il primo turno di guardia? Dividere il tempo tra tre persone potrebbe fare... No, fa una grande differenza. Ci pensi per un momento. Per riposarti pienamente hai bisogno di una bella dormita. Sono esausto, amico, mi dispiace. Ma non è mio compito fare la guardia qui. Sono esausto. Lui annuisce, ma la luce nei suoi occhi... Sì, lo fa scoprire, diciamo. Farei meglio a mettere su l'armatura. Cammina. Ti supera. Diretto alla sua tenda al cancello a sud. Vado dalla mia cavalcatura. Vado al barile e mi metto dell'acqua sulla faccia. Il che ti rende ancora più consapevole di quanto hai bisogno di un bagno. Dopo la notte diventerà ancora peggio. Il tuo cavallo sta già dormicchiando, ancora troppo ansioso però per sdraiarsi. Cerco un posto protetto dal vento. Utilizzo la mia borsa come cuscino. Metto il blanket, cos'è? Il lenzuolo. Quindi metto il mio lenzuolo sul terreno e mi copro con il mio... con la mia giacca? Con il mio mantello. Mi copro con il mio mantello. Stay tidy. Ordinato. Resta ordinato per avere una miglior chance di influenzare gli altri. Quindi l'aspetto fisico conta. Bisogna mantenersi per bene. Ok. Non sei abituata a dormire in condizioni così disagevoli, ma è meglio di niente. Il tempo è gentile. Forse non ti prenderai un... è mite, forse non ti prenderai un raffreddore. Le stelle ispirano immediatamente i tuoi sogni, sia per il loro splendore che... facendoti immaginare delle linee e delle forme tra di loro. Il tuo lavoro inizia domani. Mi concentro sul vero obiettivo del mio viaggio. La Gilda dei Mercanti vuole prendere il controllo di questo reame. I tuoi doveri di guardiano sono secondari. Prima e soprattutto hai bisogno di esplorare la penisola, imparare riguardo il territorio, le risorse e le minacce. Imparare a conoscere i locali e, se puoi, convincerli a considerare le negoziazioni con Hovlavan, con gli ufficiali di Hovlavan e i mercanti. I mercanti... no, le tribù possono resistere ai soldati o sono una minaccia per i preti della United Church? Ci sono delle pratiche vietate che devono essere eliminate, come la magia del sangue, la necromanzia, i ladri o la schiavitù? Perlomeno ho del tempo. Ho bisogno di essere il più dentro possibile. Il più dentro possibile, insomma, la situazione. Una volta che hai finito
questa conoscenza, dovresti parlare con Tullia e ritornare a Hovlavan. Lì potrai fare rapporto ai tuoi a quelli che ti hanno assunto e ottenere la tua ricompensa. Nel frattempo hai il tuo obiettivo personale da perseguire, da raggiungere. Bevo. Ok. Ah, se riesco a raccogliere abbastanza... Se riesco ad ottenere abbastanza connessioni tra i leader locali, le utilizzerò per diventare un membro importante della Gilda dei Mercanti. Perfetto. Sei mezzo addormentato. No, i tuoi sensi da mezzo addormentato stanno percependo il suono della foresta selvaggia. I tuoi istinti ti mantengono allerta e in ansia, sebbene l'aria piacevole e umida della tarda estate soffia lentamente. Stai pensando riguardo il tuo obiettivo, ma hai bisogno di raccogliere le forze. Allora, non puoi viaggiare durante la notte. Premi il pulsante dormi per riposare. Ok. Ah, non posso neanche fare nulla, cioè non posso neanche scegliere. Tutto quello che posso fare ora è riposare. E riposiamo allora. Slippiamo. Dormire sul terreno. Il tuo lenzuolo non è un gran letto. Cos'è palisade? La palizzata? La palizzata del campo, ok. E la palizzata ti copre a malapena dal vento. Dormire qui sarà molto, molto poco confortevole. E non posso dormire da nessun'altra parte, amici, quindi... Ok, mi dava le indicazioni di come mi sarei svegliato, vedi? Quindi adesso abbiamo uno di 5 di fame. Ah no, questa è l'appearance. Ah, ok. Le persone esitano a fidarsi di te, la tua faccia è sporca, dovrei pulirmi in qualche modo. Però, c'ho pure fame. Devo mangiare. Posso mangiare? Supplies, food rations. Non posso usare il mio inventario, molto bene. Ottimo. Facciamo un salvataggio. Sei circondato dalla luce del sole. La tua schiena ti sta implorando di alzarti. Prima di essere completamente sveglio, percepisci l'odore di carne arrosto. No, carne bruciata. Carne bruciata in marcia. Il disgusto si fa largo attraverso la tua coscienza. Ti alzi. Normalmente ti scrolleresti la tua... dalla polvere il tuo mantello e il lenzuolo. Ma i tuoi istinti sono più forti della tua routine. Il tuo cavallo si sta guardando intorno nervosamente. I tuoi bagagli sono dove li hai lasciati. Vedi un cancello aperto. È successo qualcosa di greve. Esci fuori per vedere che cosa sta succedendo. Entrambi i soldati stanno dinanzi a una pira di legname. L'uomo nella camicia guarda alla pira in modo contemplativo. Tullia è la prima ad avvicinarsi a te, a parlarti.
Joe ti saluta con un cenno. Abbiamo utilizzato la cacca del cavallo per le fiamme, per il fuoco. Quindi non ti devi preoccupare di ripulirla. Vedi un cadavere tra le fiamme. È impossibile dire se appartenesse a un uomo o a una donna, ma era un adulto. Il processo di combustione non terminerà per almeno un altro paio d'ore. Non lo so, è molto particolare. Stanno bruciando un cadavere, ma perché? Un viaggiatore o un non morto? The latter. L'ultimo, ok, un non morto. Uno giovane. She lacked the pneuma. Che vuol dire? Le mancava per capire che non poteva intrufolarsi, non poteva entrare nell'accampamento senza scalare. Ah, era la forza dei maghi? Ok. L'ho infilzata con la lancia distanza di salvezza, diciamo, da una distanza sicura. Sposta il suo peso. Lei sposta il suo peso. One more fog. Fog è nebbia, che c'entra? E lei sarebbe stata una vera minaccia. Persino ora ci sono volute un paio di colpi per mettere la KO. Prima o poi ogni corpo umano si risveglia. Ah, è proprio classica quindi questa cosa. Ottenendo maggior forza. Ottenendo maggior forza per ogni anima che divora. E per ogni momento che spende nella nebbia. Nelle nebbie. Bruciare i morti non è soltanto una pratica religiosa, è una necessità. Soldati, preti, sindaci del villaggio, persino i road wardens. Fare una larga pira richiede un bel po' di tempo, ma salva delle vite. Tullia chiama il suo non morto una lei, cioè definisce il non morto una lei. La maggior parte degli Unites, lei ricordiamo che fa parte di questa religione, quindi degli Uniti, esita a farlo. Però è un'informazione strana perché tu teoricamente dovresti già saperlo, visto che sei di quel mondo. E in effetti è un po' strano. A meno che il luogo da cui proviene lui non sia infestato da questi non morti, però... Comunque è molto tradizionale, è molto classico. È proprio il tema la The Walking Dead, no? Cioè, ogni morto, ogni persona che muore... The Walking Dead, Game of Thrones, qualunque cosa fantasy horror, diciamo. Ogni volta che uno muore, il corpo si risveglia sempre, a prescindere da qualunque cosa. Non è virgolettato. Cosa? Non è lei che ve lo sta dicendo. No, infatti, è spiegone proprio il gioco. Cioè, in teoria lui dovrebbe già conoscerle queste cose. Però, vabbè, ci sta, nel senso, lui le conosce ma noi no. Esatto, esatto, no? È uno spiegone più che altro per noi. Vabbè, è tempo di andarsene, di partire. Stai fuggendo dalla... Dalla puzza. Scappi via dalla puzza, eh? Non ti biasimo. Lei guarda di nuovo al fuoco. Ci troverai di nuovo qui se scoprirai qualcosa di cosa è successo ad Asterion.
Ce ne andremo una volta che arriverà l'autunno, se non prima. Fai un buon viaggio, cioè, viaggia sicuro. Queste parole ti hanno fatto fermare. Una vecchia credenza, racchiusa in un certo numero di canzoni e di racconti, ma you hear no scorn. Sebbene non senti alcun tipo di disprezzo nella voce di Tullia. Lei osserva il fuoco con una mano sul fianco e l'altra sul mento. Ok. Mi preparo al viaggio. Raccogli il tuo equipaggiamento e passi mezz'ora a fare riscaldamento e a preparare la tua cavalcatura. Controllando un paio di volte buckle strap. Ups. Le cinghie, ok, controllando un paio di volte le cinghie siano fissate. Ti metti sulla tunica e ti assicuri l'armatura, diciamo. Ti metti sull'armatura e ti assicuri che la tua ascia sia attaccata per bene alla cintura. Dopodiché sali, monti in sella. È tempo per te di attraversare le crossroads a nord da qui. Di dirigerti alle crossroads a nord da qui. Utilizza il tasto travel per vedere la mappa e spostarti in un'altra area. Ok, quindi ho bisogno di dirigermi a nord. Allora, viaggiamo. Viaggia oltre per continuare il tuo viaggio. Prosegui oltre. Una volta che avrai finito con il nord, parla con Tullia per ritornare a Hovlavan. Ok, viaggio a nord. No, vabbè, allora, c'è da dire che effettivamente... Cioè, è per questo che all'inizio mi lamentavo un po', perché questo gioco in italiano, secondo me, sarebbe stato super scorrevole, eccetera, eccetera. Anche in inglese lo è in realtà, mo l'unico casino è stare lì a tradurre tutto. Però, insomma, chiaramente devi piacere il genere, nel senso, capisco che a voi non piaccia, ci sta completamente, ha proprio tutto. Io lo trovo molto rilassante, nel senso io mi immagino, sai, dopo una giornata di lavoro, studio, sai, stancante, no? Ti metti lì con la tua storia fantasy... Sicuramente anche bella, bella, profonda, piena di misteri, sai, di colpi di scena. C'è la tua storia, tu fai le tue scelte, hai comunque un sistema, struttura RPG che la rende... Cioè, è bello, capito? Poi, chiaramente, se non ti piace il genere, è inevitabile che il gioco è tutto così, quindi, insomma, c'è poco da fare. Io lo troverei invece proprio azzeccato per quelli che sono i miei gusti, sai? Per rilassarsi. Però vabbè, io leggerei tutto il giorno, tutti i giorni, se fosse per me. Posso mangiare? Ma porca miseria, non posso mangiare mai.
Persino a un'ora più tarda, non ti saresti aspettato di incontrare nessun viaggiatore nella vallata, nella valle. La brezza calda estiva spettina la tua cavalcatura. No, spinge in avanti la tua cavalcatura. Ma il cinguettio sereno degli uccelli viene velocemente rimpiazzato dal screeches and gargles. Strilli, gargles. Da urla e gorgogli che provengono da dal fondo del sentiero. Scopri presto the pack. Che vuol dire pack? You soon find the pack of four-legged griffons. Ah, un branco. Scopri presto un branco di grifoni a quattro zampe, insomma, quadrupedi. Sono più grandi di volpi. E hanno le sembianze di uccelli e di bestie pelose. Ognuno è di una taglia differente. Coat cos'è? Il manto. Sì, è il manto, dai. Di manto e di colore. E il loro temperamento è altrettanto variegato. I loro musi sono coperti. No, i musi. Fronts are covered with vivid feathers. Pronti le trecciate. Boh. Vabbè, la parte davanti è coperta. La parte superiore è coperta con piume vivide. Mentre dar rears. Mentre la parte posteriore è coperta da pelo più scuro. Le loro ali sono enormi, rendendoli degli ottimi saltatori, ma sono troppo pesanti per volare. Ah, che cosa particolare per dei grifoni, di solito volano nelle altre opere fantasy. Circa due dozzine di bestie stanno gridando, brawling. Stanno facendo una rissa e si stanno cacciando gli uni gli altri. L'uni gli altri. Bloccando la tua strada. Considero le mie opzioni. I'm little. Allora. Non puoi entrare nella foresta alla cieca. Se queste o altre creature dovessero inseguirti, la fuga sarebbe disastrosa. No, thicket non so cosa voglia dire. Ho detto fuga, ma a caso. Il boschetto sarebbe disastroso per il tuo cavallo. Ci sono delle ragioni per cui i viaggiatori stanno il più vicino possibile alle strade principali e perché gli avventurieri si muovono in gruppi. Di solito l'approccio più sicuro sarebbe quello di restare dove sei e aspettare che il branco inizi ad avere fame. Potrebbe essere comunque che ci vogliano anche più di 2 ore. Stai pensando alla tua conversazione con Tullia. Hai molto da fare e il tempo potrebbe essere essenziale. Allora, se hai dei punti vita, puoi utilizzare l'addestramento del guerriero per accedere a delle interazioni uniche. Ah, vedi? Questo.
Possiamo farci largo con la forza, ci proviamo? Non ho mangiato purtroppo, non mi fa mangiare sto stronzo. Mi continua a dire che non è mai il momento. Farsi largo attraverso di loro dovrebbe essere abbastanza facile. Dai, facciamoci largo con la forza. Inizialmente il tuo cavallo si fida completamente della tua guida, sebbene dopo dopo pochi altri passi sbuffa. Prepari la tua ascia e ti appresti a scansare ogni grifone che vuole saltarti addosso. Una volta che ti trovi nel mezzo dell'orda sorpresa, squeals, strilla, la tua cavalcatura nitrisce e galoppa oltre. Le creature davanti a te flee, volano via? No, fuggono, infatti non aveva senso. Le creature davanti fuggono, ma altre cercano di saltarti addosso da entrambi i lati. Riesci a calciare due di loro via, e mentre la terza si avvicina, il suo becco finisce soltanto sul tuo stivale. La pelle pesante ti mantiene al sicuro. Cavalchi via, e i grifoni non riescono a starti dietro. Riesci ancora a sentire i loro versi quando la tua cavalcatura inizia a rallentare. Non gli do l'opportunità di inseguirmi, ok? Allora, puoi imparare di più delle tue abilità nella scheda del personaggio. Qui. Ok, qui abbiamo tutto quanto quello che ci appartiene. Tipo la forza che abbiamo appena utilizzato. Veramente, mai fidarsi. Achievement sbloccato, The New Adventure. Tieni traccia dei tuoi achievement mentre la tua storia prosegue. Va bene. My name is Joe, I used to be a fighter. Ok. La strada si divide. Stando a quello che i soldati ti hanno detto, potresti trovare una locanda sicura girando a sinistra. La foresta a destra è lush. È lussureggiante. E il sentiero... invaso, coperto di vegetazione. Il sentiero coperto di vegetazione. Overgrown. I bambini una volta avevano questa canzone, conoscevano questa canzone. Com'è che faceva? Vabbè. The harshest pathway leads to the dragon's lair. Those who search for treasure, did you truly dare? Il cartello davanti a te non rende la situazione più chiara. È stato messo qui da qualcuno che non sapeva scrivere, per le persone che non sapevano leggere. Coperta di piante vecchie rosse, punta ad est. Sangue lì, come dicono le persone. Ovvero, pericolo, insomma. Pericolo in vista. Non c'è neanche un'anima a cui chiedere indicazioni. Guardo il mio cavallo. Che mi può dire il cavallo? Qual è il suo nome? Dobbiamo dare un nome al cavallo. Sodal. No, lo chiamerò Mimi. Tiziano, hai ragione. Hai ragione, dobbiamo rispettare le tradizioni.
Tiziano è concentrato. Forse non può aiutarti a scegliere un sentiero, ma è ben addestrato. Fintanto che non provi a caricare un troll, puoi contare su di lui. Individui alcuni cespugli di more e roba selvaggia, insomma, da magna. Cabbage, cos'era? I cavoli? Sì. E cavoli selvatici. Ma hanno bisogno ancora di almeno 2 settimane per raggiungere la maturità. Then to make a turn? Ah, devo tornare indietro. Come devo tornare indietro? Mi fai mangiare? Oh, posso mangiare, perfetto. Ottimo. Ah, guarda, ti dice anche quanto manca al tramonto. Ah, dobbiamo scegliere dove andare. A destra, a est o ovest? A ovest abbiamo detto ci sta la taverna. Ad est non si sa. Giusto? Fammi controllare, visto che abbiamo la possibilità di farlo. On the left, sì. Quindi a ovest. Andiamo alla taverna, direi. No, no. A carbonare in mezzo alla foresta. Il problema è che se andiamo in mezzo alla foresta rischiamo di trovare mostri e cose terribili. Andiamo a west. Tiziano trotta con facilità. Senza... diciamo, non infastidito dai pochi rami che coprono la strada battuta. Gli uccelli cantano e dei gufi distanti attirano la tua attenzione alla foresta, che diventa sparser, più scarsa, quindi più rada e più luminosa. Individui dei cinghiali, un cervo e dei sauri. La vista di un branco di lupi vicino ti preoccupa, ma una volta che hai spinto i tuoi fianchi in avanti e il tuo palafreno entra in un cos'è un canter? Al galoppo, ok, che il tuo palafreno quindi inizia a galoppare, le bestie non iniziano neanche a seguirti, diciamo. La velocità da sola ti proteggerà da molti pericoli. Noti una torre di pietra più alta di più alta degli alberi. Deve essere la locanda di cui ho sentito parlare. Prima o poi si tocca andarci. Però, prima andiamo a riposarci. Locande come questa una volta riempivano le regioni in cui arrivavano i mercanti, insomma. Visitate dai mercanti, ma non ti aspetteresti un posto di queste dimensioni in una penisola dimenticata. Le pietre... l'amber cos'era? Il legname. Le pietre non mi entrano in testa, è incredibile. La pietra e il legname devono essere stati trasportati da molto lontano. E i lavoratori... controllati da mercenari, cioè non controllati, protetti da mercenari costosi, sicuramente hanno vissuto per molte stagioni in rifugi primitivi, cibandosi di roba da mangiare salata, insomma, messa sotto sale. E l'amberjack, sì, no, non mi viene, no, non mi resta in mente però.
non sembrano esserci delle crepe nel muro. E l'edificio è stato ridipinto, ripitturato solo pochi anni addietro. La strada è larga e battuta. Dozzine di anime. Hanno la possibilità di nascondersi, se non negli edifici, perlomeno nel cortile. Ok. Le risorse e il lavoro messe in questa fortezza vengono le parole in italiano. Valevano. Non mi viene. Hanno valso. Sono valse, ecco. Sono valse molti viaggi per il commercio. Tre persone armate. Inizio veramente a far fatica. Tre persone armate sono Ramparts. Sono sui bastioni. Sebbene vedi soltanto Wasteline. La loro vita. Ah, sebbene vedi soltanto ciò che sta al di sopra della loro vita, giustamente. Si sporgono dal parapetto, appena vicino al cancello. E pensi di aver visto una sorta di sorriso, insomma, un accenno di sorriso. Erano Game Songs. Ognuno dei quali è morto in modo diverso. Che vuol dire? No, no, Daed non è morto. Ok, colorato, dipinto. Colorato. Ah, vestono. Non erano niente, non were. Ho letto malissimo. Vestono delle tuniche, insomma, delle armature, ognuna delle quali dipinte in modo diverso: gialla, verde e a linee grigie. Ok. Mi avvicino al cancello. Una donna in armatura gialla si fa avanti. Ha dei capelli rossi disordinati, lunghi e ricci, che vanno in tutte le direzioni possibili. Questa combinazione di colori non funziona per niente. Nei boschi uno potrebbe dire che questa cosa attira troppo l'attenzione. C'è ancora una certa distanza tra voi due, ma lei parla urlando. Parla in modo forte, urlando, insomma. Non vedevo un cavallo da anni ormai. Ho già detto che è strano vedere un jackass, cos'è? Un'asina? Vedere un'asina così grossa, eh? La sua voce è giovane e forte, con un accento che ti ricorda i villaggi diffusi intorno a Hovlavan. Ma nessun asina vestirebbe una sella. Immagino, direi. Lei scambia alcune parole con la guardia maschile che indossava l'armatura verde, dandosi il tempo di avvicinarti. Bene. Questo qui dice che esistono delle selle per gli asini. Di viaggiatore, quanto è difficile cavalcare un cavallo?
Siamo amichevoli. Friendly. Perché non provi? Perché non ci provi? Lei fa così. Davvero? Aspetta un attimo, soltanto un attimo. Scompare dietro il muro e appena dopo il cancello si apre. Mentre smonti vicino al splitting spot. Al punto divisorio, al divisorio in legno, una coppia di persone ti circonda, puntando alla tua cavalcatura e commentando il suo aspetto. Sebbene facciano un passo indietro ogni volta che Tiziano fa un movimento rapido. Gli altri Violence con la ruscia tutto carino. La guardia nell'armatura gialla è l'unica che fa un passo avanti. Alza le mani e come per pettare il tuo palafreno, ma non lo tocca. Sembrava più piccolo da lassù. Sussurra forte. Vabbè. Come faccio a salire? Non è facile quando non quando manca la confidenza. Meglio usare un cos'è, uno stullo, una scaletta, uno sgabello. Meglio utilizzare uno sgabello. O posso aiutarti io? Aiuto. Lei tocca l'animale, che non fa caso alla sua presenza. Ora sono veramente spaventata. Lei contraddice le sue parole con un sorriso gentile e con occhi splendenti. Forse dovrei indossare qualcosa di più leggero? Annuisci e inizi una sorta di chiacchierata con l'intero gruppo, discutendo ciò che serve per prendersi cura di un cavallo. Infine, la roscia ti accompagna. No, ti guida sotto il tetto dove il tuo palafreno può riposare. Lo lega con una corda a un palo di legno vicino a un old hay. A un vecchio fieno, un vecchio fienile sarà probabilmente. O vicino a del vecchio fieno, forse per magna. Dovrebbe essere vestita in modo più leggero, certo. Una volta che sei pronto, entra dentro, parla con il nostro boss, con il nostro capo. Forse sei affamato? Le altre guardie ritornano ai loro compiti. Sbirciano la tua cavalcatura molto spesso. No, di quando in quando. Di quando in quando. Mentre nel frattempo tagliano la legna. Ripuliscono i loro vestiti, lavano i loro vestiti. Tagliano la... Cos'è Patches? Le toppe da giardino, non lo so. E spostano le sedie. Due di loro stanno realizzando una corda. Ti dirigi alla locanda, ascoltando il verso penetrante di un cinghiale dall'altra parte del cortile. Apro la porta. Attenzione, nuovo rifugio sbloccato. Se ti trovi a una locanda al mattino, puoi passare l'intera giornata a riposare. Buono. I cinghiali sono ovunque, ovunque. Le finestre chiuse rendono l'aria pesante e il fuoco debole nella stufa
a malapena illumina il muro, no, la hall, insomma, l'ambiente. Un uomo muscoloso sta pulendo il pavimento vicino alle scale, ma appena ti lancia un'occhiata, appoggia la scopa contro il muro e va dietro il bancone. Sei fortunato ad essere qui. La sua voce è profonda e soffice, con un accento da cittadino, insomma, di città. Ti osserva con profonda attenzione, sebbene eviti il tuo sguardo, i tuoi occhi. Ho un barile di birra decente, un fusto, un bariletto, sì. Sì, di birra decente. Beh, questi sono i tipi di birra. Wormwood, Bog Myrtle, Juniper Berries, Cat's Foot. Riempie una tazza, riempie un boccale attentamente e lo mette sul bancone. Andrà presto a male, forse oggi. No, non è spoiler. Sì, andrà presto a male, forse oggi. E noi qui non beviamo prima di sera. E odio vedere della roba buona andare a male. La sua pelle è scura, quasi viola. È rara persino tra le tribù del sud. E i suoi capelli sono bluette. Naturalmente bluette. I suoi vestiti sono abbastanza fancy. Scritto. Per un lavoratore manuale, la tunica elegante non potrebbe essere indossata nella piazza cittadina. Sono fichi, ok. Mi metto al bancone. Non mi viene il termine. Planks sono quelle che stanno per terra, come si chiamano? Le tavole. Non è le tavole. Le assi. Le assi scricchiolano dopo ogni passo che fai, quindi rallenti un pochino. Vabbè. Fermiamoci qui. Sto impazzendo. Fermiamoci qui. Maronna du Carmine. Madonna santa, sono devastato, sono veramente distrutto. Comunque, il gioco vale la candela, secondo me. Costa... Vabbè, ma alla fine il costo è irrilevante, il prezzo è irrilevante, perché comunque se un gioco è bello vale la pena anche pagarlo, chiaramente sempre che piaccia, ovviamente, perché non ha senso spendere dei soldi su giochi che non contano. Però, ripeto, comunque c'è anche una demo per provarlo a chi può interessare, insomma. E siamo solo all'inizio, pensate che questo gioco pesa meno di un giga, pesa tipo 800 mega, è vero che è tutto testo, praticamente più qualche disegno. Però deve essere un bello bello longevo. Ero andato a controllare, mi sa che durava circa tra le 20 e le 25 ore, mi sembra, se non ricordo male, quindi è bello tosto. Sì, assolutamente. Infatti pure io ci sono rimasto quando l'ho visto, ho detto ammazza che roba. Cioè, è lungo, eh. È lungo lungo. E quindi niente. Però, comunque, sono molto soddisfatto che me l'abbiano dato. Non lo continuerò, credo, da solo, perché ho altro a cui giocare e non...
devo fare delle scelte. Cioè,